Bellissimo a tutti ragazzi, siamo finalmente tornati su Detroit Become Human. Prima di iniziare questo video, ovviamente come al solito, vi chiedo semplicemente di iscrivervi, attivare le notifiche e ovviamente anche di lasciare mi piace. Detto questo, possiamo continuare il gioco. Chi siete? Fuggiaschi. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Non capisco, credevo che Jericho fosse un posto dove gli androidi vivevano liberi. Ma noi siamo liberi. Forse non è come lo immaginavi, ma qui non ci sono padroni. Non apparteniamo a nessuno. E nascondersi solo per sopravvivere, vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero, saremmo morti. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. Un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Capisco come ti senti. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Forse non sono mai stato libero. Forse ero solo quello che il mio padrone mi ordinava di essere. Ma ora devo decidere chi sono davvero. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Tecnicamente al sicuro. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Diciamo che sei un pochino rotto. Allora, a parte perché qua è tutto buio, cioè non si possono accendere. Sì, appunto. Ecco. Accendiamo un po' il fuoco, non lo so. Anche perché. Penso sì, il fuoco. Credo sia fuoco virtuale con i LED, insomma. Cos'è? So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Dai. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. A me è impressione stava per piangere. Allora, penso che ce ne sono abbastanza di questi cosi, quindi accendiamoli. Scusate adesso, cioè tutti adesso, perché io sto accendendo il fuoco, state arrivando. Prima uno non poteva prima arrivare, non poteva tipo arrivare uno a accendere il fuoco per tutti. Tutto questo ci sta, lei che sta giocando con la palla. Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. Specifica proprio. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero.
Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Insomma, ci arriviamo. Ah, insomma, avete capito. Qua ci sono loro che si stanno ricaricando. Cosa qua? Ci sono così a Fire Life. Pezzi di ricambio, quindi. C'erano. Sì, appunto. Poi penso che ci stavano i pezzi di ricambio. Fuoco. Ma buongiorno. Cos'era? Ah, tipo quella nello scorso livello. Ok. Qui c'è un che è collassato tipo. Sembra un bambino. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi, come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Allora, tecnicamente... Adesso dobbiamo trovare la tipa che ci avevamo detto all'inizio. Ci sta quella sua scala, tipo... Depresso in un angolino. Buongiorno. Buongiorno anche a te, eh. Depressi rammi un angolino, che trovo. Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Ti direbbe che sei a me. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Abbiamo mandato. È ancora così, tra l'altro. Dettagli. Penso che stia qua dentro. Lucy. Ok. Sembra uno dei protagonisti di Doctor Who. Cioè, uno negli episodi. Sei tu, Lucy? Ma stile. Siediti. Fa vedere. Fermerò l'emorragia. Bevi questo. Gatorade, tipo. Dammi la mano.
Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. Comunque la cosa della lettura della mano è una figata. Allora, adesso abbiamo ancora Simon, che è praticamente questo qua davanti. Ok, Simon, ho delle notizie. Simon, buone, svegliati. So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Vai, anche tu. Anche tu, dillo. Ok. Ci sto. Beh ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, commentate se volete commentare, condividete, canale Telegram, Twitter, Instagram, Twitch, tutto con le descrizioni. Iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e noi ci rivediamo nel prossimo capitolo. Bellissima.